nucleo e partecipo e sostengo la lotta dei Notav in solidarietà con questo popolo, anche per le oppressioni che continuano a subire, le discriminazioni, che vengono definiti un popolo violento dove ci si addestra solo alla violenza, quando invece hanno un cuore grande, solidarietà, ricordando molto la lotta partigiana, la loro resistenza, che portano avanti da più di 20 anni oggi. E ho voluto solo interessarmi di persona, visto che comunque anche la televisione, l'informazione, tutti i media, giornali, telegiornali, non danno nessun tipo di informazione, a parte quando ci sono scontri provocati dalle forze del cosiddetto ordine, come le chiamano loro, quando invece non è vero, si presentano già col manganello in mano, lo scudo e il casco in testa. Per far cosa? Per picchiare, penso. Non avrebbero bisogno di tutto questo, altrimenti, no? E ogni volta che vado, o che potevo andare, perché oggi mi è stato vietato partecipare anche a una manifestazione, sento una carica, una ragione di più, un motivo in più per continuare a sostenerli, a condividere questa lotta giusta, perché ho notato che forse è un'opera che debba essere realizzata solo per una questione di speculazione di soldi da parte dei nostri politici, illudendoci di un'opera che serve il progresso, viene definita progresso quando di progresso non ce ne vedo. Parlo con i contadini chiedendo cosa ne sarà di voi se domani da qui dovesse passare l'alta velocità. La risposta non sta nelle parole, ma in un gesto, in una croce, cioè la fine per loro. È giusto? Non mi sembra. Non posso condividere queste ragioni dello Stato assolutamente, visto che comunque non dà motivo e spiegazioni per quest'opera, non lo spiega, non lo sa spiegare, non sa rispondere ai dubbi della gente della valle quando chiede, per esempio, ma se voi continuate a bucare le Alpi, sapete quante sorgenti d'acqua taglierete? Non ci sono risposte, non hanno risposte da dare. Bene, questo lo dà la comunità montana, 25 sorgenti d'acqua andranno a tagliare. Questo per loro vuol dire disboscamento, ma morte dei boschi, e sulle Alpi se mancano gli alberi è inutile che poi piangiamo quando succede quello che è successo alle Cinque Terre, a Genova, o comunque ogni volta che piove in tutta Italia, che ci sono smottamenti, slavine e morti, perché domani questo sarà il loro futuro. Lo Stato dice, vabbè, vi ricollochiamo da un'altra parte. Oggi si chiama ricollocazione, una volta si chiamava deportazione. Vediamo che le cose non, cioè, cambiano i termini, ma i fatti sono sempre quelli, no? Giovedì 26 gennaio. Sono stato fermato mentre andavo al lavoro da 3 agenti della Digos, perquisito per strada e riportato in casa mia con una perquisizione alla ricerca degli indumenti che indossavo il giorno del 27 giugno, quando c'è stata da parte mia la difesa della Maddalena e da parte loro la conquista in modo brutale e violento come sempre. Dopodiché sono stato portato in questura, trattenuto per 12 ore in questura e da lì ne sono uscito con un obbligo di dimora nel mio comune e oggi, a distanza di 15 giorni, ho un obbligo di dimora in Lombardia, dove ho chiesto di poter avere un divieto di dimora in Piemonte, o un divieto di passaggio per il Piemonte, avendo parenti a Napoli, o comunque anche essendo volontario in Croce Bianca come autista, e potrei essere chiamato ad uscire dalla regione Lombardia, ma questo 10 minuti fa mi è stato riferito che mi è stato vietato. Ho l'obbligo di rimanermene in Lombardia. Il movimento Notav ha chiesto a tutte le persone che sono state sindacate e arrestate, che a tuttora sono più di 20 persone ancora agli arresti nelle carceri, di poter
far partecipare amici e parenti alla manifestazione del 25 di febbraio, alla manifestazione che partirà da Bussoleno con destinazione Susa, in solidarietà a tutti i fermi che sono stati effettuati nel caso degli scontri che sono stati per una difesa del proprio territorio. Non è il mio, ma la gente della Val di Susa difende il proprio territorio. Anzi, vorrei ricordare a tutti quelli della Lega che ne facevano un motto una volta, padroni in casa nostra, loro stanno difendendo casa loro. E in questo caso Cotta, che è il presidente della regione Piemonte, non apre bocca. Si lavavano la bocca, si riempivano la bocca con i loro bei motti. E invece quando vengono smentiti si nascondono probabilmente, ma questo penso che riguardi tutta la politica e tutti i politici. Mi auguro che ci sia tantissima gente di tutta Italia, davvero. Mi dispiace, mi piange il cuore non poter partecipare. Oltre a questo mi dispiace anche non poter solidarizzare con i miei amici della Val di Susa, anche se continuerò a sostenerli, non assolutamente, non è questo fermo che mi separerà o mi impedirà di continuare col volantinaggio, con l'informazione, semplicemente parlando con gli amici e con la gente anche che non conosco, per informare, visto che non si interessa questo Stato e la nostra televisione pubblica. E sicuramente sarà una manifestazione pacifica, come lo sono sempre state tutte le manifestazioni. E se davvero gli scontri accadono, è solo grazie allo Stato questo, perché la gente non si addestra alla violenza come vogliono far credere. In Val di Susa è una palestra dove la gente si addestra alla violenza. Io mi sono chiesto se anche i pastori sardi, quando sono andati a Roma, si sono addestrati alla violenza. Mi sono chiesto se anche gli abitanti dell'Aquila, quando non volevano riconquistare la loro città, si sono addestrati alla violenza. È possibile che è sempre il cittadino il violento ed è disarmato? Cioè, non sono cose davvero che non mi so spiegare, non mi so rispondere. Eppure la gente, non voglio dire ignorante, ma che ignora comunque questi fatti, si schiera dalla parte dello Stato pensando che lo Stato abbia sempre ragione, senza nemmeno informarsi o chiedere le ragioni. Perché basterebbe semplicemente andare in valle, parlare con la gente, chiedere, e davvero non, cioè, ti saranno date tutte le risposte. Anzi, vorrei che la gente che va, se andrà, chi andrà il 25 di febbraio, abbia l'occasione e sfrutti questa occasione per parlare con i valsusini, facendo tutte le domande che gli possono passare per la testa, per risolvere tutti i dubbi che possono avere, perché davvero, cioè, non c'è migliore informazione che andare sul territorio, in questo caso della Val di Susa, per avere tutte le risposte e le spiegazioni.